Shabitest.it, possiamo fare una sottorubrica ai film segnalatimi da Andrea Francesco Berni, editore e direttore di Bad Taste, in piattaforma, cose folli, stravaganti, che veramente ricordano un po' quando si cercava il cinema underground, quando io ero giovane e cercavamo Troma e cercavamo John Waters. Adesso queste cose sembra che non ci siano più, in realtà ci sono, basta saperle trovare. E Benny, che mi aveva segnalato Nessuno ti salverà di Brian Duffield, una schicchera deliziosa con invasione aliena, con alieni che trovano una ragazza più aliena di loro, con la grandissima Caitlin Dever protagonista, senza parole, bellissimo. E Disney Plus, invasione aliena. Adesso commedia liceale ormonale, con voglia di far l'amore, con tutte ragazze, ragazzacce protagoniste, sboccate, oscene e violente. Mi sono divertito come un pazzo. Il film si intitola Bottoms. La regista ha 28 anni, come l'età che aveva John Landis quando fece Animal House, e si sente, cioè tu devi avere quell'età per fare film oltraggiosi e molto divertenti in mezzo a giovani. E Bottoms di Emma Seligman, che è anche stata già nominata ai Directors Guild Award con il suo primo film, che è il suo corto gonfiato Shiva Baby, con Rachel Sennott protagonista. Ma ultimamente, sempre su segnalazione di Bernie, ritrovarsi a Rye Lane, ambientata a Brixton, sempre una regista donna, Rainy Allen Miller. Che bello, incontro al cesso con lui che piange con le scarpe rosa, con le Converse rosa. E beh, insomma, è veramente un bel cinema che si trova in piattaforma e che quindi è anche una tradizione che continua di stravaganze. Questo Bottoms è molto stravagante perché è alla violenza, allo splatter, al sangue, che a volte trovo estremamente brillante inserirlo dentro strutture come Stoner Movie, come Pineapple Express, strafumati per noi, che aveva molta morte, molto sangue, molto omicidio, che una scena stupenda di cocaine orso in ambulanza, Elizabeth Banks che è produttrice di Bottoms, e ovviamente Troma e ovviamente John Waters. Questo Bottoms è un film assurdo perché è ambientato in un liceo con un senso di stranezza e di stravaganza e anomalia, perché è quasi un musical, la gente canta quasi, balla, è tutto oltre, è molto molto iperbolico, e quindi c'è anche una presa in giro di Euphoria, ovviamente. Rachel Sennott ha lavorato con Sam Levinson in The Idol, sì, era l'amica di Jocelyn, che aveva anche una scena di sesso molto interessante.